passato e presente, commentato dai nostri relatori che invito a prendere posizione sul palco. Rita Caberlin. Francesco Tessarolo. Il dottor Paolo Mieli. La professoressa Rita Caberlin è di Castelfranco, già docente, ha sempre coltivato un profondo interesse per la letteratura e la storia. Ha scritto il libro Il bambino nato con la camicia nel 2016 e La primavera delle ragazze nel 2017. In questa pubblicazione viene messa in risalto la figura di Tina Anselmi, la storia della sua famiglia, l'impegno da lei sostenuto nel periodo resistenziale, analizzando le particolari doti di intelligenza, intraprendenza e volontà che hanno permesso ad Anselmi di realizzare il suo percorso politico di grande rilevanza sociale. Francesco Tessarolo, già docente di storia e filosofia al liceo ginnasio statale Giambattista Brocchi di Bassano del Grappa, è presidente della Federazione Italiana Volontari della Libertà, fa parte del direttivo dell'Istituto Storico della Resistenza dell'Età Contemporanea nella provincia di Vicenza, Ettore Gallo. Ha pubblicato libri sui temi legati alla resistenza e al suo conflitto mondiale in ambito locale. Paolo Mieli, che ringrazio veramente di aver accettato il nostro invito. Ha un importante e ampio curriculum che provo a sintetizzare così. È giornalista, saggista, conduttore televisivo, opinionista italiano, si occupa principalmente di politica e storia. Ha iniziato all'età di 18 anni a lavorare all'Espresso, per poi nel 1995 passare alla Repubblica, direttore della Stampa dal 90 al 92 e del Corriere della Sera dal 92 al 1997 e dal 2004 al 2009. Dal 2009 al 2016 è stato presentato presidente della RCS Libri. Ha pubblicato numerosi saggi per la Rizzoli dal 2001 ad oggi. Ma la cosa bella di questa sera è che avremo sul palco studenti maturandi della scuola secondaria superiore di Castelfranco Veneto, per il liceo Giorgione, Giovanni Bordignon e Chiara Zanon, preparati dalla professoressa Silvia Gallo, che invito a entrare. Per l'Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico Martini, Valentina Graziotto e Ciao How You, preparati dal professor Roberto Stradiotto. Per il sociale Nightingale, Samuele Girardi e Lorenzo Marcon, preparati dalla professoressa Erika Scapinello. Ringrazio i docenti. Con piacere invito a salire sul palco la vice sindaco di Castelfranco Veneto per esporre al meglio il nostro grazie ai graditi ospiti, Marika Galante. Bene, buonasera a tutti, è mio l'onore questa sera di darvi il benvenuto in questo splendido teatro, in questa pregevole iniziativa che va ad onorare ancora una volta, ma mai è sufficiente, la figura della nostra Tina Anselmi e rientra in questo biennio 2022-2023 di iniziative rivolte a questa grande donna. Porto i saluti
del nostro sindaco Stefano Marcon, di tutta l'amministrazione, di tutti noi amministratori presenti in occasione di questo grande evento qui in sala. E un doveroso ringraziamento va a tutti voi per essere qui con noi questa sera, ma soprattutto agli organizzatori della serata. Ringrazio la consigliera Mary Pavin, che su delega ricevuta dal sindaco sta seguendo questa progettualità su Tina Anselmi in modo pregevole. E un grazie va anche alla nostra libreria Massaro per aver coordinato e curato l'evento. È per noi un grande onore avere il dottor Paolo Mieli. Mary ha già detto tutto, rinomato giornalista, storico, opinionista, che attraverso gli ultimi decenni, con una accurata competenza e anche accuratezza di analisi, lasciatemelo dire, e qualche volta anche con una sana e garbata ironia, ha ripercorso un po' i percorsi della storia e della nostra politica italiana. Ringrazio la nostra professoressa scrittrice Rita Caberlin, il professore Francesco Tessarolo, entrambi illustri storici. E poi lascerò alla conduzione dell'ottimo Davide Nordio, che tutti conosciamo, per la conduzione della serata. Non voglio ripetermi, ma è doveroso puntualizzare quanto questa nostra amministrazione stia prendendo a cuore in un serio programma di iniziative doverose, sentite, che non solo sono un tripudio alla nostra concittadina Tina Anselmi, ma vogliono essere un vero e proprio sentito omaggio. Sono dei momenti che vogliono essere un approfondimento, una condivisione, una testimonianza, quello che è un percorso che lei ha svolto come cittadina attiva e che per tutti quanti, credo, questa sera avere qui la scuola, avere questi nostri studenti, che penso sia motivo di vanto e di orgoglio, ne è una testimonianza. Sicuramente le parole del nostro dottor Paolo Mieli sapranno elogiare al massimo questa sua figura e tutto il periodo storico che lei ha percorso. Personalmente la voglio ricordare, in veste anche di assessore alle pari opportunità, come esempio di donna che nella sua, come vera e propria emancipazione nel mondo femminile, ma al tempo stesso anche di concretezza e di vera e propria modestia. Una persona che non ha mai rinnegato, nonostante lo spessore, quelle che sono le proprie origini, la propria terra e da dove lei è partita e i valori soprattutto che l'hanno formata. Una donna che vorrei definire determinata, libera, molto spesso sola in un mondo di uomini e nonostante tutto è riuscita a splendere, portando alti quelli che sono i valori della giustizia, della libertà, ma soprattutto della parità sociale. Una donna che ha avuto un ruolo fondamentale e determinante per il nostro dopoguerra italiano e per la Repubblica italiana. Una donna inflessibile, una paladina di quella che è la libertà, luce e vera e propria anche pulizia. In molti a Castelfranco la ricordiamo soprattutto come donna determinata di grande carica umana. Questa sera siamo qui, io direi che abbiamo già detto qualcosa, non è mai abbastanza perché potremmo stare qui giornate, mesi, anni e mai sarebbe a sufficienza, ma credo che la competenza dei nostri ospiti questa sera sapranno delineare e dare un tocco veramente alla vicenda storica e politica alla quale ne è appartenuta. Vorrei chiudere ricordando una frase, un po' una definizione, che in questi anni un po' è stata coniata a proposito di Tina Anselmi, con parole che a mio avviso ne vanno a cogliere la vera essenza
la grazia della normalità. Ecco, è con queste parole che credo tutti quanti la portiamo nel cuore come esempio da imitare. Per questo auguro una buona serata e grazie a tutti ancora per l'evento organizzato. Al vice sindaco e colgo l'occasione per ringraziare quanti hanno lavorato per la buona riuscita di questa serata. Il segretario generale Ivano Cescon, i tecnici tutti, il Lions che ci ha permesso e la concessione di vedere il video che è stato proiettato prima della nostra bellissima città e poi da ultimo, ma sono veramente i più importanti, gli sponsor. Senza di loro nulla si sarebbe potuto fare. Alla fine della serata il dottor Paolo Mieli firmerà i libri a chi avrà piacere di avere la sua firma. Lascio la parola al moderatore Davide Nordio, che invito a entrare, ed è giornalista della Tribuna di Treviso. Auguro a tutti voi una buona serata. Grazie. Beh, buonasera a tutti, e è un piacere anche per me essere qui a presentare questo convegno che si svilupperà su un tema fondamentale per Tina Anselmi, perché dalla Resistenza poi è nato il suo grande impegno politico. Però abbiamo interventi molto significativi e non voglio portare via spazio a questo. E quindi ecco, cominciamo col professor Tessarollo, che naturalmente ci dirà, preferisce questo problema, che ci chiede, cioè, dove tutto è cominciato, in quella Bassano che vedeva questa giovanissima Tina Anselmi. Grazie. Grazie, e prendo subito la parola per illustrare questo lato bassanese della storia della Tina Anselmi giovane. Qua la vedete in una classe, probabilmente la terza o la quarta, dell'istituto magistrale che frequentava appunto a Bassano, e sono al numero 2, si vede lei, prego la seconda diapositiva, eccola lì, Tina Anselmi quindi è alla vostra destra, mentre accanto all'insegnante al numero 3 vi è la sua compagna di banco, che Francesca Camonico, che aveva un rapporto molto diretto, molto stretto con Tina Anselmi. E vediamo ancora la Francesca Camonico in questa numero 4 immagine, che vediamo se procede. Ecco, che ci dà un po' direttamente dal vivo cos'era la realtà per i giovani, i ragazzini e le ragazzine di quegli anni. Il braccio alzato è quello del fratello maggiore Lino Camonico, che durante il periodo che va subito dopo l'8 settembre del 43 fino all'estate del 44 scrive un diario pressoché quotidiano in cui racconta con immediatezza e freschezza cosa è stato per lui quel periodo. Ecco, però come per Tina Anselmi, anche per Lino Camonico, del quale seguiremo in breve il profilo formativo, era determinante al numero 5 la scuola. E infatti, vedete al numero 6 in alto dove era il nostro giovane, e vedete al numero 7 alcuni dei suoi insegnanti. Questa che era, eccola qua, quella che troneggia in prima fila era l'insegnante di tedesco, e una loro compagna di scuola era nata a Levico, questa insegnante aveva avuto la laurea in tedesco a Vienna, e una loro compagna di scuola mi ha testimoniato che faceva tradurre i discorsi di Hitler in tedesco e imponeva
quasi dico obbligava, gli studenti a intrattenere rapporti di penna, come si diceva, a scrivere lettere a corrispondenti coetanei tedeschi. Questo per dire qual era la scuola di allora. Però in questa scuola non mancano insegnanti che, pur nei limiti imposti dal regime, lasciavano trapelare qualcosa che i giovani studenti, che sono sempre giudici molto severi e molto attenti, riuscivano a cogliere. E sempre la loro compagna di scuola mi raccontava dell'insegnante di storia dell'arte, viaggiatore, che raccontava i suoi viaggi e soprattutto si fermava su certi passaggi della storia dell'arte, quasi evidentemente, direi, contrassegnati dal tema della libertà. Altrettanto era per l'insegnante di lettere, che finita la guerra sarà uno dei fondatori del Partito Repubblicano e del Movimento Europeista, che probabilmente non nascondeva del tutto i suoi ideali mazziniani, Tramarollo si chiamava. E ben importanti erano anche i compagni di scuola. Sarebbe abbastanza lungo e dispersivo farne l'elenco. Ne cito solo uno che trovo in questo librone pubblicato nel 48, subito dopo la fine della guerra, dalla filosofa tedesca Hannah Arendt, che è stato tradotto nel 67 per le edizioni di Comunità di Adriano Olivetti. Il titolo dice tutto: Origini del totalitarismo. La filosofa studia il fenomeno che ha portato al nazismo, al fascismo, alla Seconda Guerra Mondiale, usando categorie nuove. Comunque la cosa importante che ci riporta a Bassano, a quel piccolo mondo, è che il traduttore è Amerigo Guadagnin, compagno di scuola del nostro Lino Camonico. E non è una figura di secondo piano, perché suo padre aveva un'attività di autonoleggio che gli dava il titolo per girare in tutta la provincia e fu quello che organizzò le prime formazioni partigiane non solo nel bassanese. A un certo momento vennero arrestati tre partigiani riconosciuti a Valdagno, c'era anche il padre di Amerigo, e i fascisti di Valdagno telefonarono a quelli di Bassano per sapere chi fosse, e la risposta che diceva dell'impegno di Alfeo Guadagnin a favore della resistenza fu più che sufficiente per farlo fucilare a Valdagno il 3 luglio del 44. Quindi i compagni di scuola sono, e gli insegnanti sono, dei riferimenti preziosi per la formazione della figura di cui vi sto dicendo, ma possiamo anche allargarla a quella di molti studenti di allora e molte studentesse. Dopo il 25 luglio, quando Mussolini è sostituito da quello che oggi diremo il governo tecnico di Pietro Badoglio, a Bassano un piccolo settimanale, numero 8, fa pubblicare tutta una serie di prese di posizione significative. È un'estate di libertà che dura solo 45 giorni, che però è fondamentale perché rafforza quel sentimento che vedremo espandersi. Ecco, nella numero 9 vediamo un tratto, ve lo leggo solo. Il titolo dell'editoriale è: di chi è la colpa di tutti questi odi, di questa tristissima realtà? Ovviamente la guerra in corso, nella fase peggiore. Ebbene, siamo sinceri, scomparendo per sempre il fenomeno fascista, solo con la sua scomparsa ha reso uniti gli italiani di tutti i partiti, di tutte le fedi, nell'interesse supremo della patria. E nel numero 10 continua, ancora più esplicito e diretto: questo che scrive era l'ultimo avvocato Gasparotto di formazione liberale, che era stato sindaco della città di Bassano. Ecco, continua dicendo: ma di chi è la colpa? Guardiamoci in faccia, è anche nostra, forse di tutti i 46 milioni di italiani. Siamo stati dei deboli, siamo stati ingenui, siamo stati primitivi. E chi, dall'alto di un podio o dalla balconata di uno storico palazzo,
andava sbraitando, vedeva tutto un popolo papagallescamente osannante, oppure un'assemblea di legislatori, mai ne trovò uno da 15 anni in qua che abbia sentito il minimo bisogno di chiedere solo una spiegazione, costui doveva nel suo intimo ridere di fronte a tanta supina remissività. Ecco, queste parole sono molto forti e danno uno slargo al cuore e alla mente di tante persone. Tornando velocemente alla storia di Lino Camonico, al numero 11 lo vediamo in vacanza. Ha fatto in fretta la maturità e si è iscritto subito a medicina. E nel diario di cui dicevo prima, però, riporta quello che succede dopo l'8 settembre, il ritorno del fascismo più becero, più esasperato, più violento. E infatti, prego l'immagine successiva, siamo al numero 12, scrive esattamente queste parole: li ho visti quando sono passati per la piazza inquadrati, con i loro lugubri gagliardetti in testa, non divise con decorazioni, nastrine, placche, spalline d'oro e d'argento, niente berrettoni con aquile romane, ma la sola camicia nera, come ai tempi delle squadracce. E quindi la consapevolezza è ben evidente. Del resto, al numero 13 e subito dopo al numero 14, la fondatezza di questo giudizio si legge nel decalogo del fascista bassanese che vediamo qua. Basta leggere qualsiasi dei 10 punti e vedete quanta esasperazione, quanto odio, quanta violenza ci fosse. Al numero 15 vediamo quello che cambia la storia di Lino Camonico e indirettamente, ma direi anche direttamente, di Tina Anselmi. È una giovane bolognese, maestrina, appena diplomata, 6 fratelli più giovani, suo padre è morto in Russia, che viene assunta dal Ministero dell'Aeronautica che in quei mesi aveva sede proprio a Bassano. E siccome erano molti i ministeriali arrivati da Roma o da altre città, fu proprio la famiglia Camonico, che aveva bisogno anche di qualche entrata, ad ospitare la giovane Licia Naldi, che diventa ben presto, al numero 16, l'amante, ma ufficialmente direi segretaria, di quel tenente Perillo che vedete alla vostra destra accanto a un ufficiale tedesco, responsabile, tenente Perillo, dell'organizzazione di quello che sarà il rastrellamento del Grappa. E il biglietto, il numero 17, che Lino Camonico fa arrivare dopo che uno dopo l'altro i suoi amici, quell'Amerigo Guadagnin o altri con cui si trovava, si scambiavano valutazioni, esperienze, giornaletti clandestini, volantini, ecco, tutti i suoi amici vennero fatti arrestare da Licia, dalla segretaria, e rimase solo lui, e per questo proprio nell'estate decise di andare in grappa con le formazioni partigiane e ben presto manda questo foglietto scritto piccolissimo che era arrivato sotto il tacco della scarpa di un sacerdote che era andato in visita alla formazione partigiana. E vedete, chiede maglione, camicia di lana e avanti così. Licia ha il titolo per portargli su tutte queste cose e nello stesso tempo fotografare la situazione dei partigiani, che in quella fase erano tantissimi ma ben poco armati e molto disorganizzati. Il risultato di tutto questo è al numero 18 che vediamo seguire. Leggo velocemente perché ci sarà il rastrellamento, parte il 21 di settembre, il nostro protagonista cerca di fuggire verso il nord dove sperava che non ci fossero i rastrellatori e questo è quello che succede. Fatto prigioniere alla fine del rastrellamento del Grappa, veniva condotto ad Arten, Belluno, sottoposto dalle SS a sevizie e torture, preferiva la morte anziché tradire i propri compagni. È fucilato il 25 settembre del 1944.
A questo punto, come è noto, l'immagine successiva, l'eccidio di Bassano, 31 impiccati nei viali più belli della città, e questo accade il pomeriggio, i corpi rimangono appesi fino al giorno dopo, e la mattina successiva tutte le scolaresche di tutte le classi, anche le elementari, sono obbligate a passare per quello che diventerà il viale dei Martiri. Al numero 20 anche Tina Anselmi assiste a questo terribile spettacolo, e prego l'immagine successiva, viene a sapere dalla compagna di banco quello che era accaduto al fratello fucilato il giorno prima. Poi nei ricordi scriverà che era tra gli impiccati, ma non è così. In ogni caso, tornati in classe, baruffano, litigano, vengono alle mani, perché una dice hanno fatto bene, perché quella era la fine che si meritavano. La sorella Francesca e Tina Anselmi hanno altre posizioni. Numero 21, interviene il preside, Monsignor Dalmaso, il quale, prego avanti, dice testualmente: in nome della Chiesa vi devo dire che quello che avete visto è un assassinio, perché lo Stato non può uccidere degli ostaggi e non c'è legge dello Stato che possa andare contro la legge di Dio. A questo punto il passaggio successivo è quello noto che porterà Tina Anselmi a prendere posizione esplicita, ripensandoci con calma, riflettendo, ma entrando nella resistenza in un momento particolarmente drammatico, perché dopo il rastrellamento del Grappa e prima quello di Asiago e dopo quello del Cansiglio, era arrivata la banda Carità a Vicenza e a Padova che aveva decapitato il CLN. Quindi sono in pochissimi i partigiani sopravvissuti che si ritrovano al cimitero di Loria con a capo Masaccio, primo Visentin, e cercheranno di rimpinguare quello che era la lotta di liberazione. Il segno evidente sarà a Bassano il 17 febbraio, quando faranno saltare il Ponte Vecchio, che altrimenti sarebbe stato distrutto dai bombardieri alleati col resto della città. E per finire, due passi. Al numero 22, il testo di Camonico, che scrive ancora nel diario un passaggio secondo me significativo: sono sveglio, sto leggendo Fuori piove, di tanto in tanto tolgo lo sguardo dalla pagina e mi metto a pensare, penso al mondo migliore che sorgerà dal sangue e dalle rovine di questa guerra, agli uomini migliori affratellati dal vincolo comune di giustizia e libertà. E all'ultima immagine è per una pagina, prego, eccola qua, del diario di Francesca Camonico. Come si usava allora, e forse ce lo diranno gli studenti, si usa anche adesso, i compagni si scambiavano delle frasi, e Tina Anselmi scrive queste parole che stanno a dire tutto il travaglio della sua scelta di libertà, e lo scrive proprio nel diario di Francesca, che aveva perso poche settimane prima il fratello in quel modo che vi ho raccontato. Vi è una gioia che i dolori più profondi non distruggono. Essa si illumina di una promessa divina. Le vostre pene si trasformeranno in gaudio. Tanto affettuosamente, Tina Anselmi. Grazie. E lasciamo adesso la parola alla professoressa Rita Caberlin. Il professor Tessarolo ci ha descritto dov'era Tina Anselmi in quel momento, in modo molte cose sono veramente preziose a sapere, e anche queste relazioni. La professoressa Caberlin invece ci parlerà in generale di cos'era la resistenza, credo anche nella nostra zona, e quindi anche capire qual era il quadro in cui si inserisce questa giovanissima ragazza. Sì, buonasera a tutti.
Buonasera. Io ho intitolato la mia conversazione Perché Tina, e volevo partire proprio da questa immagine molto famosa, perché è da quando ho cominciato ad occuparmi di lei che mi chiedo come ha fatto una ragazza di 17-18 anni ad essere in quel posto, quel giorno, accanto a quelle persone. Era il 4 maggio del 1945, la guerra era finita da 5 giorni e i rappresentanti della nostra brigata stavano in piazza Giorgione per la cerimonia della consegna delle armi agli alleati. Infatti c'è un generale americano, possiamo riconoscere Gino Sartor con i pantaloni alla zuava e vicino a lui due ragazze. La più alta è Tina Anselmi, l'altra è Liliana Saporetti. Diciamo subito che Liliana Saporetti aveva un motivo per esserci, perché era l'interprete della nostra brigata, però perché Tina, e ritorniamo alla domanda. A dire a posteriori quello che è stato Tina, che era brava, intelligente, forte, coraggiosa, siamo capaci tutti, perché abbiamo visto quello che ha fatto una volta diventata ministro, una volta diventata parlamentare, ad esempio, solo per citarne due, durante il sequestro di Aldo Moro, durante la presidenza della commissione P2. Il difficile è rintracciare in lei queste caratteristiche quando era una ragazza. Questo è il nostro interrogativo. Eppure a Castelfranco di staffette ce n'erano molte e di brave. Le più, possiamo, eccole qua, le più famose, le più note almeno, sono Marcella Dallan, Liliana Saporetti, Olga Bernardi, oltre a Tina. Marcella Dallan era entrata nella resistenza, nella brigata portata dal fidanzato Carlo Magoga, che a sua volta era un comandante di battaglione. Quando Gino Sartor le chiese di presentare una ragazza altrettanto valida per fare il suo stesso, svolgere il suo stesso ruolo, lei non esitò a portare Tina Anselmi, che era la sua amica più cara, ed era, loro erano accomunate dagli stessi valori, erano entrambe impegnate socialmente. A sua volta Tina aveva introdotto Liliana Saporetti, che si rivelò essere una valida collaboratrice, appunto perché, essendo a conoscenza delle lingue, faceva da interprete e molto altro nella brigata. Quindi un arruolamento orizzontale, volontario, basato su conoscenza, su stima, su fiducia. Olga invece apparteneva a una famiglia resistenziale comunista, ma anche loro facevano parte della nostra brigata, perché la nostra era una brigata sovrapartitica. Tina Anselmi diceva apartitica, ma io preferisco sovrapartitica. Dunque, se proviamo a vedere quali erano le caratteristiche che accomunavano queste quattro ragazze, vediamo che appartenevano tutte a famiglie dove si coltivavano già ideali libertari, democratici, antifascisti, ma se i padri erano quasi tutti socialisti o comunisti, le madri erano tutte ferventi cattoliche. Per cui, però, i padri non contrastavano la religiosità delle madri, per cui le ragazze crebbero tutte con un'educazione religiosa, compresa Olga, che addirittura voleva farsi suora ad un certo momento. Erano tutte iscritte all'azione cattolica. Per cui non c'era contrasto, loro non vivevano come una dicotomia quella dei loro genitori, perché in fin dei conti le due dottrine si basavano sugli stessi valori, che erano il senso della giustizia sociale, l'uguaglianza e l'impegno sociale verso i deboli. Dunque questo fatto, questo mix questa cosa non divise, non arrestò il loro sprone all'agire, anzi lo raddoppiò.
Fino a qua dunque nessuna differenza che le faccia emergere, che faccia emergere l'una o l'altra. Ritorniamo alla nostra domanda. Perché Tina Anselmi allora? E vediamo un po' di prendere in esame Tina nella sua individualità. Com'era fisicamente Tina? Lo vediamo, era una ragazzona bella, alta, forte, cioè molto diversa da come l'abbiamo conosciuta da giovane, era molto diversa da come l'abbiamo conosciuto nella sua iconografia pubblica, personale, quando è diventato un personaggio pubblico. Da ragazza era veramente una monella, era scanzonata, ribelle, sempre in cerca di avventure pericolose. A scuola era sempre stata molto brava, questa è la sua pagella di quinta. Possiamo osservare che aveva un sufficiente solo in storia e cultura fascista, chissà perché. Sì. Molto brava anche negli sport, praticava parecchi sport, ne abbiamo parlato prima, soprattutto giavellotto, di cui era campionessa provinciale, e faceva parte della squadra della scuola di pallacanestro. Qui la vediamo, purtroppo erano costrette a giocare con i grembiuli neri in tenuta un po' scomoda, diciamo. Per quanto riguarda il suo carattere e la personalità, se noi andiamo un po' a vedere quali erano le ascendenze genetiche di Tina Anselmi, ho parlato con le sorelle, abbiamo visto che sono addirittura austro-ungariche, perché il nonno Karot era venuto assieme ai suoi fratelli dall'Ungheria alla fine dell'Ottocento, e con le Scarsei, Fodrai ed Eschei, mi ha detto Maria, e con quei Schei avevano comprato tutto il Borgo Asolo, li avevano registrati a Castelfranco come ungarati, che vuol dire ungheresi. Nonno Pietro aveva sposato la più bella ragazza di Castelfranco, Maria, che per sposare lui era scappata di casa a 18 anni, ma che purtroppo rimase vedova solo a 23 con tre figli da mantenere. Ma lei non si perse d'animo, si fece liquidare del suo dagli altri fratelli Karot, e con quei soldi mise su un'osteria su quella che allora era una semplice stradina sterrata e che adesso è niente meno che via dei Carpani, dove c'è ancora la vecchia casa di Tina. Maria era una donna intelligente, volitiva, coraggiosa, infatti diceva sempre, Tina crebbe sotto il suo esempio come lei. Diceva sempre ai suoi nipoti, fè quello che vuoi, ma non stai farghe del mai ai bestie e ai cristiani. Per cui dalla nonna Tina acquisì furbizia, scaltrezza, imparò a difendersi un po' dai commenti e da qualcos'altro degli avventori dell'osteria, e tutte doti che le risultarono poi utili una volta diventata staffetta. L'essere cresciuta in un ambiente aperto come quello di un'osteria giovò molto a Tina anche in un altro senso, perché mentre faceva i compiti, costretta a fare i compiti su un tavolo dell'osteria, con un orecchio ascoltava i commenti degli avventori e imparò lì le prime nozioni di antifascismo. Questi, quando tornavano dai campi, facendo il primo, il secondo, il terzo giro di ombre, si lasciavano andare a commenti sempre più accalorati contro quel pettoruto che borioso, che a suon di boia chi molla e chi si ferma è perduto, stava mandando tutti i nostri ragazzi a combattere in campagna dove venivano ripetutamente sconfitti e intanto gli italiani morivano di fame e di stenti. Così Tina, seduta in quell'osteria, ascoltava le prime lezioni di storia vera e inconsapevolmente respirava aria di giustizia, di libertà. Cosa più strana è ancora è che dopo l'8 settembre in quella casa convivevano contemporaneamente tedeschi, fascisti e partigiani, perché i tedeschi e i fascisti andavano tutti i giorni a pranzo e a cena da nonna Maria o dalla mamma di Tina, perché si mangiava molto bene, e avevano addirittura un salottino dove tenevano le loro riunioni,
mentre sopra la loro testa, sul granaro, c'era il cugino Mario Boni con i partigiani che organizzava i sabotaggi per l'indomani, mentre sotto, sul cunaro delle galline, c'erano nascosti tutti i paracadute dei lanci alleati. Quindi un bel mix di una situazione un po' così. Dunque, grazie a tutti questi fattori, Tina acquisì intraprendenza, furbizia, capacità dialettica, scaltrezza, tutte doti che le vennero poi utili una volta diventata staffetta e che corrispondevano perfettamente al decalogo della staffetta. Tu prima hai fatto il decalogo del perfetto fascista e io faccio il decalogo della staffetta perfetta, secondo Ida d'Este, che erano sapere andare in bicicletta, ricordare, tacere, inventare, far la faccia da scema, difendersi dagli importuni, ridere del ghiaccio, della neve, della pioggia, del buio, del coprifuoco. Per Tina queste erano bazzecole. Tutto ciò in più, Tina aveva una giovanile incoscienza, uno spirito innato di avventura che la facevano certe volte trascurare anche i pericoli in cui poteva incorrere, come quella volta che si era fatta trasportare su una camionetta di tedeschi di ritorno da Treviso, lei, la bici, la radio, per non arrivare tardi a scuola. E infine, per chiudere il cerchio della nostra argomentazione sul perché Tina, non possiamo trascurare il fattore che secondo me è stato fondamentale nella spinta resistenziale di Tina, e cioè la sua formazione cattolica. Ne ho parlato anche con Anna Vinci, la sua biografa, e anche secondo lei questo fattore potrebbe spiegare il valore aggiunto di certi suoi atti, di certi suoi comportamenti. Però tutto si riassume in questa frase che Tina stessa ha pronunciato: per me la resistenza era un fatto morale prima che militare. Questo spiega il significato di quello che voglio dire. Sappiamo tutti che dopo aver assistito alla visione forzata degli impiccati di Bassano, Tina la domenica successiva ne parla con il suo assistente all'Azione Cattolica, il quale, come il preside che hai detto prima, condanna vivamente come atto contrario alla violenza contro la persona umana e dice che era giusto ribellarsi a un atto non etico. Per cui in quel momento lei sostituisce la paura con lo sdegno, sdegno che diventa ribellione, ribellione contro il fascismo, ma che diventa anche ribellione contro la passività, contro l'indifferenza. È a questo punto che pronuncia la famosa frase: bisognava esserci, ed entra nella resistenza come Gabriella. Sappiamo tutti che il nucleo della nostra brigata era costituito dai ragazzi del patronato Pio X, che sotto la guida di Gino Sartor decidono dopo l'8 settembre di non aderire alla Repubblica di Salò e di formare la resistenza a Castelfranco. Ma se per i ragazzi quella di aderire alla resistenza è stato un fenomeno quasi naturale, diciamo, per le ragazze dell'Azione Cattolica è stata una scelta molto sofferta, molto ponderata, perché qui si trattava di dare una svolta radicale al loro modo di vivere, che era incastrato praticamente tra casa e chiesa, e quindi era la scelta di un diritto civico, la scelta di un protagonismo storico, quindi che andava poi a cozzare con quelle che erano le resistenze delle famiglie e della stessa Chiesa, perché secondo loro, secondo queste, chi entrava nella resistenza andava a compiere peccato, perché peccati continuamente, perché si trattava di vedersi coi maschi, di andare in bicicletta, di portare i pantaloni, di portare armi o di usarle addirittura, tutte cose che erano contro quella che era la morale per una ragazza dell'Azione Cattolica. Per cui, grazie per fortuna a certi assistenti dell'Azione Cattolica, che più liberali e illuminati, l'Azione Cattolica ha finito col diventare un vivaio di iniziativa laicale femminile, a cui appunto hanno aderito le ragazze più come Tina, come Marcella Dall'Anno.
e che ha finalmente ha fatto loro rompere questo circuito tradizionale tra casa e chiesa, per cui sono passate pian piano da un'adesione all'azione cattolica che era solo basata su preghiera e apostolato a un impegno fattivo, ad una presenza attiva dentro la realtà storica terribile che stavano vivendo, tornando a Tina un po' alla volta. Tutte queste sue eccezionali qualità sono state notate dal suo comandante Gino Sartor, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita, ricordiamolo, e che continua ad affidarle compiti sempre più pericolosi e impegnativi, come quello di andare in stazione al passaggio dei convogli, dei treni carichi di ragazzi destinati ai lager e ai campi di lavoro in Germania. Lei, mentre i ragazzi minavano i locomotori, lei dietro cercava di aprire i vagoni piombati e di farli scappare. Negli ultimi mesi di guerra, Tina Gabriella, quasi seguendo una specie di cursus honorum, viene promossa a segretaria personale del colonnello Sabatino Galli, personaggio molto discusso per il suo passato, ma che stimava molto questa ragazza così intraprendente che andava a portargli la radio. Lui era addirittura il comandante del Comitato di Liberazione Nazionale della Regione Veneto, quindi Tina diventa la segretaria di un personaggio molto molto importante negli ultimi mesi di guerra, fino ad arrivare al suo fiore all'occhiello, la partecipazione alla trattativa di Palazzo Bolasco la sera del 28 di aprile. È stato l'avvenimento più importante per la nostra città, perché ha finalmente permesso di liberare Castelfranco dai tedeschi dopo un anno e mezzo di occupazione e ha permesso ai partigiani di entrare l'indomani mattina del 29 all'alba e di far trovare la città liberata agli americani che sono arrivati verso sera sempre del 29. Quella sera Tina sfrecciò con la sua bicicletta, con la bandiera radiosa sotto casa dei suoi genitori, urlando «Gemo libera Casteo!» Ed ecco perché alla parata del 4 maggio il suo posto non poteva che essere questo. Finito. Grazie professoressa, però se stiamo qui a parlare di questa ragazza di 16 anni e delle sue peripezie durante la resistenza è perché poi abbiamo conosciuto una Tina Anselmi che ha, possiamo dirlo tranquillamente, segnato in diversi modi la nostra storia, la storia italiana, ed è per questo che volevamo chiedere al professor Mieli se queste origini a cosa portano e poi cosa è stata nella realtà. Preferisce? Grazie. Io ho conosciuto abbastanza bene Tina Anselmi. Ero un giovane giornalista, avevo contatti con lei come donna politica, come ministro, come presidente della Commissione P2. E anche negli anni successivi, quelli in cui apparentemente, successivi al 1992, apparentemente abbandonò l'attività parlamentare, ma mai abbandonò l'attività politica, il modo di pensare politico, tant'è che varie volte, anzi sempre, dal 1992 in poi, quando smise di fare la parlamentare, ogni volta che si doveva eleggere un capo dello Stato, a una parte notevole del Paese sembrava giusto che fosse Tina Anselmi il primo capo di Stato donna, anzi il primo capo di Stato, il primo capo di Stato di questo Paese. Ancora oggi non abbiamo avuto un capo di Stato donna, fino a questo momento neanche un Presidente del Consiglio donna, ma Tina Anselmi è stata la donna che ha rotto il cosiddetto soffitto di cristallo. Prima di lei nessuno
aveva, nessuna donna aveva preso una carica pubblica in Italia. Fu lei che nel 1976, per anche per due dosi di testardaggine, la sua, quella di non rassegnarsi come donna a un ruolo, abbiamo già conosciuta sempre, anche donne notevoli, la segretaria del capo del Comitato di Liberazione, la staffetta del partigiano tal dei tali. Lei è la donna che in Italia, ed è un onore per me poterne parlare, ha rotto questa consuetudine. Lei è stata non la vice ministra, la collaboratrice, è stata la prima donna ministro, e che ministro, nel 1976, nel primo governo di unità nazionale del dopoguerra, cioè dopo la rottura fra comunisti, socialisti e democristiani del 47, nel 76 la prima volta, e devo dire che il merito principale va a lei, ma non si può disconoscere in questa decisione una parte che ebbe Aldo Moro, l'uomo che credette in lei. Però è brutto quando si parla di una donna parlare sempre che c'è un uomo che credette in lei, quindi lascio subito da parte questo argomento e torno a parlare di lei, che è stata una donna che chiunque l'abbia incontrata ha segnato la sua vita, perché noi la ricordiamo come una madre della patria, come un monumento, ma era una donna piena di senso dell'ironia, piena di capacità di cogliere le sfumature, dove la politica, le beghe di corrente non erano affar suo, tant'è che dopo la lotta partigiana finita, la sua prima occupazione fu di dedicarsi al sindacato, di dedicarsi alle lotte operaie. Lei neanche pensava che sarebbe diventata un giorno, e diventò parlamentare relativamente tardi, nel 68, ma fino a quel momento, fino al 1968, la sua attività fu tutt'altra, ed era una donna, come io la ricordo, con cui era piacevole conversare, perché era veramente carica d'umanità, veramente è stata uno dei pochi personaggi della politica che ho incontrato che si vedeva che non era rosa dall'ambizione, è stata un personaggio, ed è qui che questo discorso si collega a quella sua infanzia di cui avete parlato, quella infanzia fra compagni di scuola gioiosi pur in un'età drammatica, l'osteria, le umili origini della sua famiglia, padre e nonno che avevano una forte caratura nel campo laico, non erano cattolici, erano socialisti moderati, socialisti matteottiani, almeno il nonno lo era stato, era morto prima dell'uccisione di Matteotti, ma anche il padre aveva quel tipo di appartenenza politica, la madre, come avete ricordato, invece era una cattolica, tutte e due erano antifascisti, e antifascista era quell'osteria. Di fatto quell'osteria fu una copertura della lotta partigiana molto importante, e questa ragazza gioviale, forte, allegra, sempre felice di vivere, e che nello stesso tempo metteva a repentaglio la sua vita in una resistenza affrontata all'età di 16 anni. Beh, insomma, questa figura ha dato nerbo alla resistenza in quest'area italiana particolare, un nerbo del tutto particolare, tant'è che il ricordo, adesso a parte gli eroi che avete ricordato, le persone morte, però se uno pensa a resistenza Veneto, il nome di Tina Anselmi è il primo nome che viene in mente, che viene in mente a chiunque, a qualsiasi storico. Dicevo che nel dopoguerra la sua prima occupazione fu quella di dedicarsi agli oppressi, di proseguire
in quel modo una specie di consegna che aveva avuto dal padre, dal nonno e dalla madre, e dalla nonna. La nonna è un personaggio fondamentale nella sua famiglia, e di dedicarsi, mi ripeto, di dedicarsi a un'attività dal basso della politica. Lei avrebbe potuto, aveva avuto un tale ruolo al momento della liberazione, un tale ruolo da protagonista, che sicuramente poteva diventare parlamentare subito nel 1946 o anche nelle elezioni del 18 aprile del 48, ma non fu una cosa estranea, la dovettero tirare fuori, e fu anche lì Moro la seconda volta. Poi smetto di citare Aldo Moro, ma è un uomo, Aldo Moro e Benigno Zaccagnini sono due uomini fondamentali nella sua storia politica e anche umana, perché tutti e due seppero capire chi era veramente Tina Anselmi. Dicevo, la misero, la costrinsero a fare la parlamentare. 1968 diventa parlamentare, 1976 diventa ministro, e quello è un governo particolare, il governo di unità nazionale, è il governo che sarà in carica nel momento, mi tocca nominarlo la terza volta, del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro. È il governo clou della storia, insomma è il periodo clou della storia dell'Italia repubblicana. Lei sarà un ministro che lega la sua permanenza al ministero a provvedimenti a favore degli oppressi, della parità, delle donne che sono, e della sanità, che sono rimaste nella storia d'Italia. E poi, finita l'esperienza ministeriale, non finirà la sua vita, perché merita di essere ricordata per intero la presidenza della Commissione più 2. La Commissione più 2, più giovani che sono qui tra noi possono benissimo non capire e non ricordare cosa fu la P2, ma la P2 fu agli occhi di Tina Anselmi un modo in cui il fascismo si riaffacciava nella storia d'Italia, una trama oscura fatta di personaggi dell'economia, della politica, della finanza, delle istituzioni, anche delle forze armate, che avevano un ordito massonico per impadronirsi del potere. Fu debellata da un gruppo di magistrati milanesi, ma il Parlamento giustamente ritenne di varare una commissione parlamentare per indagare fino in fondo che cosa era stata la loggia massonica P2, e fu l'unica volta nella storia d'Italia, una delle pochissime volte per non essere troppo categorico, in cui una commissione parlamentare funzionò davvero. E funzionò davvero per merito di Tina Anselmi, nel senso che Tina Anselmi fu tutto di quella commissione, anzi fu tutto, nel senso che ne fu, voi potete immaginare, dato il tipo di personalità coinvolte, quali fossero le resistenze, le stesse resistenze parlamentari ad andare fino in fondo a quei lavori. Beh, Tina Anselmi fu il motore e spinse finché la verità non fosse venuta del tutto fuori. Forse fu quest'ultima esperienza alla guida della P2 che la legò, della commissione d'indagine sulla P2, che la legò così tanto agli italiani, ai sentimenti degli italiani degli anni 80, dei primi anni 90, per cui nonostante in modo schivo si fosse ritirata dalla politica in primo piano, come ricordavo all'inizio, fu più e più volte proposta come Presidente della Repubblica. Ecco, l'antifascismo, la resistenza, non mi sono soffermato sia per le ottime relazioni del professor Tesserolo e della professoressa Caberlin, ma anche perché poi ne riparlerò con gli studenti di questa sua attività nella resistenza. Ma per lei, a differenza di moltissimi italiani, non sono state così una cosa del suo passato, una cosa della sua formazione, una cosa pure eroica e coraggiosissima di un momento della sua vita, ma sono state un caso anche quasi unico, sono state l'alimento della sua vita. È stata forse
non dico l'unica italiana, ma uno dei pochissimi italiani che quello spirito della resistenza l'ha fatto vivere fino al suo ultimo giorno di vita. In ogni sua giornata, facesse la sindacalista, la parlamentare, il ministro, la presidente della commissione P2, la semplice donna politica, la semplice rappresentante politica, non c'è stato un giorno che questa sua il suo antifascismo, l'antifascismo appreso nella famiglia, nell'osteria, l'antifascismo degli umili e l'antifascismo non roboante, non è mai stata una trombona, vi dicevo, è stata una donna ironica, spiritosa, dimessa, capace di mettere a suo agio, anche di essere sfottente nei confronti dei papaveri o dei tromboni che le capitava assai spesso di incontrare. Dicevo, quell'antifascismo lei ha saputo farlo vivere fino al suo ultimo giorno di vita, e questa è una caratteristica che ne fa un personaggio unico e merita tutti gli onori, e per questo anche sono contento oggi di essere qui, merita gli onori, i tributi e il ricordo. Noi glielo abbiamo dato, io stesso ho fatto fare in televisione dei film su Tina Anselmi, dei documentari, ma non basta perché uno dei difetti dell'Italia, per cui l'Italia si è ridotta male nel dopoguerra, è che pochi sono stati come Tina Anselmi, pochi, non, anche tra gli antifascisti, anche fra coloro che erano stati eroi, poi quello spirito si è andato perdendo negli anni del dopoguerra, e quindi Tina Anselmi è doppiamente importante, sia per quello che fece negli anni fra il 43 e il 45, ma sia per il modo in cui dal 46 a quando è morta quel sentimento l'ha continuato a declinare, a far vivere in tutte le sue esperienze per decine e decine di anni. Come concludere? L'unica cosa è che ce ne fossero i Tina Anselmi, ce ne fossero sempre, avessimo dei personaggi capaci di far vivere la nuova declinazione dell'antifascismo alla maniera in cui lei l'ha fatto vivere, in una maniera dimessa, a contatto con gli umili, sempre pronta, anzi felice di tornare là dove veniva, non in cerca di onori e di prebende, e militante, allegra, accesa, vivace, intelligentissima fino all'ultimo giorno della sua vita. Ecco chi è stata Tina Anselmi. Grazie. Grazie professor Mieli, non ci sono parole, sono grazie per questo intervento e che ci ha dato una panoramica generale. Non deve stupire il fatto che sul palco abbiamo volutamente portato alcuni studenti, sono studenti di tre scuole di Castelfranco che hanno fatto un lavoro, lo dico anche oltre che da giornalista ma anche da docente, un lavoro molto importante e molto approfondito sulla figura di Tina Anselmi, legata in questa prima fase alla questione della resistenza. Hanno fatto delle relazioni che però per motivi di tempo rischiamo di sarebbe bello che fossero protagonista, perché sono riflessioni molto importanti, le hanno condensate in una domanda e forse una in più, vediamo la disponibilità del professor Mieli. Ecco, su questo è una cosa molto importante, perché queste sono generazioni, che anno siete? 2004 credo, no? 2004, che la resistenza a cui non potrebbe dir nulla. In fin di conti, lo parlo per esperienza personale, fino agli anni 80-90 i valori erano quelli del 45 in poi, contrapposti o meno, ma si capiva, quando definivi uno fascista sapevi cosa dicevi, quando lo chiamavi comunista sapevi cosa lo definivi. E adesso è proprio difficile spiegare questa cosa qua anche per noi insegnanti, perché o per fortuna o per altro queste contrapposizioni non ci sono più nel caso di contrapposizione. Quindi direi di dare spazio a queste domande, che sono domande veramente toste. I primi a intervenire sono Giovanni Bordin e Chiara Zanon, ovviamente per cavalleria la domanda la farà Chiara, che hanno elaborato la loro riflessione sulla resistenza
con la collaborazione delle professoresse Silvia Gallo e Alberto Ambrosi. Direi di fare un applauso anche ai docenti che sono qua con noi. Grazie. I valori ed ideali che motivarono uomini e donne ad intraprendere la via della resistenza sono ancora oggi ispiratori e vivi in molte persone. La resistenza divenne, come nel caso di Tina Anselmi, una scelta etica, un obbligo morale. I partigiani, di fronte alla violenza, preferirono l'azione alla via semplice dell'indifferenza e della rassegnazione. Pur con i dovuti distinguo, che deve adoperare necessariamente lo storico, quali popoli dello scenario internazionale riconosce vicino allo spirito e agli ideali che animarono i partigiani italiani durante la resistenza? Grazie. Quello che lei ha detto è molto giusto, nel senso che, come abbiamo visto anche dalle diapositive, la resistenza non era una cosa così che veniva naturale. Vivevano in una scuola fascista, vedevamo i compagni di classe che facevano il saluto fascista, anche probabilmente quei compagni di classe magari sarebbero diventati dei resistenti, ma oggi nessuno può rendersi conto di che cosa era un'Italia dove queste cose si ascoltavano, ripeto quello che diceva la professoressa, si ascoltavano così in osteria da parte di contadini che al secondo, terzo bicchiere di vino dicevano quello che veramente pensavano, ma è come se lei nel mondo in cui vive quelle cose non le sentisse mai, a un certo punto le sgorgassero da dentro per aver avuto dei contatti occasionali con i suoi familiari e con persone del popolo. È un mistero notevole. Per esempio, in Germania una resistenza paragonabile a quella che c'è stata in Italia non si è avuta, in Francia si è avuta, ma in Germania no. In Germania la forza della scuola, di queste cose, ci sono stati episodi mirabili anche in Germania, ma in Italia e direi soprattutto in due o tre regioni, Veneto, Piemonte, Emilia, in queste, poi c'è stata anche in Lombardia, Liguria per carità, ma e Castelfranco, questa zona è una zona molto particolare per la resistenza, perché è una resistenza di sentimento, di popolo. Qui non c'erano dei capi politici formati che qui intorno ai quali, quindi era una resistenza. C'è una seconda parte della sua domanda a cui mi viene distinto rispondere, che la resistenza che oggi mi sembra appaiata alla nostra è quella ucraina, nel senso che mi ha sorpreso anche me, nel senso che è ovvio, c'è un paese che invade, quegli invasi rispondono, reagiscono, ma una forza, la forza con cui hanno reagito, sì, sono stati armati dagli americani, dagli occidentali, dalla NATO, ma guardi, tanti paesi in Iraq, in Afghanistan sono stati armati dagli americani e poi si sono squagliati come neve al sole. E lo spirito di cui stiamo parlando oggi, io l'ho visto, uno spirito forte, combattivo, con la voglia di non rassegnarsi anche quando tutto il mondo con un qualche cinismo gli diceva dai, tanto la guerra è persa. E questa stessa cosa qui che c'era in quell'osteria di Castelfranco Veneto, perché di fronte alle immane potenze, poi la Wehrmacht era assai più potente dell'armata russa, perché l'armata russa fa un po' ridere in confronto a quello che erano i nazisti nel 1944, e di fronte a quello l'idea di mettere a repentaglio la vita propria, vedere morire dei compagni di scuola che hanno fatto la tua stessa scelta, è veramente una cosa particolare che prima di vederla oggi in Ucraina non mi era mai capitato di rivederla con quella intensità che porta il nome di Tina Anselmi. Grazie. L'altro istituto che ha partecipato a questo lavoro è l'Istituto Martini,
coordinato dalla professoressa Enrica Scarpinello, giusto? Scusi, il professor Staviotto, scusate, ho sbagliato io, l'avevo messo così. Che fra l'altro è anche ha attivato un comitato per la memoria di Tina Anselmi, quindi mi scuso con il professor Staviotto. Allora, dedichiamogli un applauso, professore. Certo, direi proprio di sì. Come risarcimento direi proprio di sì. Grazie, professore. Eccolo lì. E lei? E i due studenti che rappresentano la scuola sono Valentina Graziotto e Yunhua Yu. Buonasera a tutti. Professor Mieli, la domanda che volevamo fare a nome di tutta la mia classe, perché è nato dal dibattito che è avvenuto all'interno della classe, è una domanda che ha sconvolto tutti i compagni, compreso il docente. La resistenza, cioè la guerra contro la resistenza, può essere vista come una guerra contro il nazifascismo. Però questa guerra è anche, possiamo dire, una guerra civile. E quindi lei cosa ha da dire a riguardo su questa? Beh, lei mi pone la domanda più difficile. Lei sa che in Italia, fino a che non fu pubblicato un libro di Claudio Pavone, sul quale è evidente che avete studiato, che il professore sicuramente ha letto, la parola guerra civile era una parola difficile da ammettere, perché in fondo quando si parla di guerra civile si tende a dare un riconoscimento non uguale, perché dipende dai valori che portano le due parti, però si tende a mettere sullo stesso piano le due parti, a dire italiani che combattevano contro altri italiani. E quello di Claudio Pavone, di questo storico, fu un salto notevole. Questo storico era un signore che aveva fatto la resistenza, un combattente del Partito d'Azione molto importante, oltre ad essere uno storico molto importante, e secondo me qualificandola anche come guerra civile fece fare un salto al dibattito, perché riconoscere che avevano delle motivazioni anche quelli, i ragazzi che si arruolavano dall'altra parte, scoprimmo studiandolo che non sminuiva i valori della resistenza. Fino a quel momento si era data della resistenza una versione oleografica, come se ci fosse da una parte degli sgherri, dei torturatori, cosa che erano i nazisti, ben inteso, ma insomma delle persone organizzate da una entità misteriosa che gli piaceva torturare, stavano senza nessuna motivazione. Non si spiegava come mai alcuni ragazzi, alcuni per interesse, ma alcuni ragazzi avevano aderito alla Repubblica Sociale. Spiegarlo ci costò fatica, ma aumentò il valore della resistenza. Praticamente c'è un fatto curioso, che riconoscere questo dato di fatto, che era stata anche una lotta di italiani contro altri italiani, fece nascere una nuova generazione di antifascisti, di ragazzi più o meno dell'età vostra, che voi avete adesso, che capiva e si riconosceva e riprendeva in mano le bandiere dell'antifascismo. Stiamo parlando dei primi anni 90, di 30 anni fa. Ci fu una cosa, e Tina Anselmi ovviamente fu una protagonista di questa discussione. Tra l'altro, nel momento stesso in cui si scomponeva quel quadro oleografico, ripeto, non più un'Italia in armi che di giovani eroi, una visione finta, fittizia, ma alcuni giovani che in un'Italia che abbastanza si era tenuta in disparte avevano avuto un particolare coraggio di prendere le armi e combattere i tedeschi, a fianco dei quali si erano
arruolati dei giovani italiani che ritenevano di essere coerenti con quello che avevano imparato a scuola, di essere coerenti con quel braccio teso che abbiamo visto, diciamo, perché c'era, insomma, un tema complesso. Allora, l'Italia ha una brutta tradizione che non è mai stata leale durante le guerre ai patti stipulati. Nella stessa Prima Guerra Mondiale noi intervenimmo dopo 32 anni di un patto di triplice alleanza con gli austriaci e i tedeschi, quando in un primo tempo non eravamo intervenuti. Poi dopo 7-8 mesi, quando capimmo che la guerra buttava dall'altra parte, intervenimmo dall'altra parte, e rischiamo pure, perché dopo il nostro intervento ce la vedemmo anche brutta, ci fu la sconfitta di Caporetto. E c'era una cosa che durante quel ventennio nelle scuole si insegnava spesso: la prossima volta non sarà così, cioè la prossima volta l'Italia terrà fede alla parola data. E in quel momento la resistenza nacque anche dagli italiani che non vollero tenere fede alla parola data. I tedeschi erano in Italia, noi li chiamiamo come invasori. Scusate se mi dilungo su questo, ma voglio spiegare perché è doloroso aprire questo capitolo. Ma perché noi eravamo in un patto con i tedeschi, avevamo stipulato un patto alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, noi i fascisti, l'Italia fascista aveva stipulato un patto, e quindi c'erano dei giovani che ritenevano che essere fedeli a quel patto fosse un valore. E ripeto, riportando a galla quella questione, miracolosamente nacque una seconda generazione, una terza, perché una era già nata nel 1960, c'erano stati dei fatti particolari, un governo, ma su questo non mi intrattengo. E si scoprì anche, attraverso il lavoro di questo storico, che c'era anche un'altra dimensione della resistenza, fatta da alcuni, soprattutto i comunisti o dei gruppi vicini al Partito Comunista, che la vedevano come l'inizio di una rivoluzione. Quindi era una guerra di liberazione, una guerra civile, anche una guerra di classe, nel senso che una parte, di cui non faceva parte Tina Anselmi, pensava alla resistenza come a un primo stadio di una rivoluzione socialista che sarebbe bisognava realizzare il giorno dopo. Cosa ne penso io? Io penso che di dare un quadro realistico, raccontare la verità sulla storia, non, se una causa è giusta non gli fa perdere un ette, non gli fa perdere neanche un millimetro. È giusto raccontare la storia per come è andata veramente, e devo rendere onore a questo storico che fece fare il salto doloroso, come lei ha detto, del dibattito, perché da quello è nato uno spirito. Forse se non ci fosse stato quello spirito oggi non saremmo qui, non saremmo qui a dire con apertura. Vede, oggi noi non abbiamo difficoltà a mostrare che i compagni di scuola, mi ha colpito quella foto col braccio teso perché è così, ma non abbiamo difficoltà, non ci dobbiamo nascondere niente. Noi possiamo raccontare la verità perché siamo sicuri della nostra storia, non abbiamo bisogno di raccontare che furono antifascisti tutti gli italiani. Non è vero. Momenti come la vita di Tina Anselmi sono eroici proprio perché molti italiani si inguattarono, molti stettero a guardare, molti collaboravano con la resistenza, ma magari collaboravano anche i tedeschi. Stavano, purtroppo le cose durante una guerra sono complicate, ma questo, come vi rendete conto e come ci rendiamo conto, aumenta i meriti di Tina Anselmi. Andrebbero date 2-3 medaglie d'oro a Tina Anselmi, perché se la leggenda che si raccontava nel dopoguerra, che tutti gli italiani erano antifascisti e che tutti non vedevano l'ora di insorgere, beh, il merito di Tina Anselmi è di essere stata una fra 50 milioni di persone come lei. No, è stata un'eroina proprio perché non erano tutti come lei. Se non ci fossero state le Tina Anselmi, questo paese chissà dov'era in questo momento. Grazie.
professore Pavone ha lasciato il segno, perché sarà oggetto anche della prossima domanda che proporranno a nome dei loro compagni Lorenzo Marconi e Samuele Gilardi dell'Istituto Nightingale, il cui lavoro è stato coordinata stavolta sì dalla professoressa Enrica Scapinello. Ecco, perché sono loro dove fare la domanda. Ma è un libro importante, non mi stupisce, anzi pensavo che tutte e tre le domande fossero intorno a questa questione. Grazie. Buonasera, io volevo ritornare sullo storico Claudio Pavone, che nel suo Una guerra civile ci dice che la resistenza italiana è un fenomeno molto complesso in cui si intrecciano tre diversi conflitti, una lotta patriottica, civile e di classe. La definizione di resistenza come guerra civile ha provocato un ampio dibattito. Secondo lei è forse per questo che noi italiani non riusciamo a riconoscerci in un'identità patriottica legata alla resistenza? No, è come abbiamo appena detto, anzi è riconoscendo una guerra civile che se ne esce. Se non lo si riconosce rimane latente. Faccio un esempio. Fra il 1861, quando fu fatta l'Italia, e il 1865 ci fu un fenomeno che nei libri di storia è descritto nel sud come brigantaggio, che ebbe aspetti di guerra civile, altro che brigantaggio, fu anche una lotta di resistenza di militanti, in parte filoborbonici, in parte che sentivano tradite le promesse di Garibaldi, insomma un fenomeno molto complicato. Quel fenomeno, almeno fino agli anni recenti, non ha avuto un Claudio Pavone, non ha avuto uno, e ancora oggi molti nel Mezzogiorno vivono il modo ufficiale in cui la loro storia è raccontata nei libri di testa come un torto, perché lo sanno perché è stato tramandato alle loro famiglie che essere filoborbonici o essere fedeli all'anziano regime, si riproponeva anche quella volta la questione di fedeltà, avevano tutti giurato, gli ufficiali che poi avrebbero combattuto, alcuni per il risorgimento, ma avevano giurato fedeltà ai re Borbone, insomma tutta una questione complessa, gli amministratori pubblici, era tutta gente che aveva giurato. Il regno delle due Sicilie era un regno che aveva dei caratteri fortissimi di legittimità, non ne aveva di meno di quelli del regno di Sardegna, del regno Sabaudo. Secondo me, proprio per rispondere alla sua domanda, sbagliammo nel non riconoscerlo allora, nel non fare quello. In America, per esempio, si è per un paradosso, in quegli stessi anni, 1861-65, la guerra di secessione, una guerra fra nord e sud, ma già alla fine dell'Ottocento l'America riconosceva quella guerra civile, chiamandola guerra civile, e addirittura riconoscendo carattere e dignità, facendo statue o riconoscendo titoli di città ai generali della parte perdente. Io sono convinto, come dicevo prima rispondendo a altri studenti, che di due cose. Primo, che raccontare la verità è sempre meglio che addolcire la storia, aggiustarla. E secondo, che riconoscere il carattere, che ci sono stati dei momenti in cui italiani si sono battuti contro altri italiani. Tra l'altro noi veniamo da una storia millenaria di italiani che si sono battuti contro altri italiani, spesso affittandosi a cause straniere. Vede, la caratteristica della resistenza è proprio questa, che purtroppo capitò a quei giovani che voglio pensare che ci abbiano creduto, che aderirono alla Repubblica Sociale Italiana, di essere affittati ai tedeschi, affittati ai nazisti. Essere Tinanselmi non era affittata a nessuno, non c'era nessun agente straniero che aveva preso contatti con personaggi come Tinanselmi. Se l'aveva preso, l'aveva preso per essere da lei ospitato, messo nel sotterraneo. Casomai ha fatto
un gesto di favore verso delle persone, riconoscendo che erano venuti qua a dare un contributo fondamentale alla nostra liberazione. E questo è una delle cose che mi è rimasta intatta dello spirito di Tin Anselmi e dello spirito della Resistenza. Una delle prime volte in cui una battaglia gli italiani l'hanno combattuta. Ripeto, non voglio sottostimare l'aiuto che hanno dato le truppe alleate, che è stato fondamentale da noi, come in Francia, ma noi l'abbiamo combattuta noi. Non eravamo manutengoli di un esercito di Carlo V o di Francesco Giuseppe o di Hitler nel caso specifico. Quella fu una battaglia, forse... La Resistenza è stata, perché vede, anche le grandi battaglie del Risorgimento, noi le combattevamo alleati con Napoleone III, questa è stata la Resistenza, il vero momento centrale del Risorgimento. L'Italia si è fatta Italia per gli italiani in quell'occasione, e le assicuro che il merito di Tin Anselmi è che gli italiani che si batterono veramente erano pochi. Dobbiamo dirci la verità, Tin Anselmi è un personaggio speciale perché conservò un senso di armonia, di felicità di vivere, di ottimismo, di capacità di intervenire, ma veniva da una famiglia intellettuale e morale di pochi italiani, la maggioranza non era come lei, e infatti nella vita dovette subire una vita politica, quella di cui ci occuperemo un'altra volta in un altro convegno dedicato all'altra parte importantissima della vita di Tin Anselmi, dovette subire torti, però lo fece sempre con una forma di così di scansonatezza, era un abitante particolare di queste terre, era veramente, è stata una fortuna per lei venire da Castelfranco, perché aveva una forza maggiore di quella che avevano i suoi interlocutori. Magari riuscirono a mettere i piedi in testa, riuscirono a non eleggerla capo dello Stato, ma quando il giorno, e ci sarà, il giorno in cui verrà nominato un capo di Stato, eletto un capo di Stato donna italiano, io giuro che andrò da lui, perché lo conoscerò, perché sarò invitato, e gli dirò: guarda, guardi lei, perché ne darò del lei, dedichi questa giornata a Tin Anselmi, lo merita, perché su quella poltrona doveva esserci lei. No, noi intanto la prendiamo in parola, lei ha usato la prima persona, verrò e racconterò, ma cioè, noi la prendiamo in parola. Lei sa benissimo, io a Castelfranco vengo anche in ginocchio sui ceci. Abbiamo un'ultima domanda, perché ci porta a un ragionamento sulla Resistenza al giorno d'oggi. Per cui... Sì, buonasera professore. Volevo chiederle, in questo periodo post-pandemia, caratterizzato dopo moltissimi anni di pace... anche da una guerra in corso nell'Europa dell'Est. Sentiamo parlare di resistenza accostata al termine resilienza. I due termini a volte vengono confusi, ma non sono sinonimi. Potremmo dire che persone come Tin Anselmi, la partigiana Gabriella, hanno resistito e poi reagito agli eventi tragici con atteggiamento di fiducia e ottimismo, trasformando gli ostacoli in opportunità, sono state insomma resilienti. Le opportunità erano forse diverse rispetto al giorno d'oggi? No, anzi, erano peggiori le opportunità. Io nei confronti di questa parola resilienza ho un sentimento ambiguo. Da una parte la capisco, resilienza è un modo di resistere adattandosi ai tempi e cogliendo delle opportunità, insomma. Quasi sempre la resilienza è lo spirito migliore, oggi la si esalta, come ho detto, però arrivano i momenti nella storia dei paesi in cui ci vuole la resistenza, altro che resilienza,
cioè arrivano i momenti di Tina Anselmi e le faccio un esempio, visto che ne abbiamo parlato prima dell'Ucraina. Se in Ucraina fosse prevalsa, piaceva dire, va bene, noi troviamo un accomodamento resiliente, e a quest'ora l'Ucraina non esisterebbe più. E quindi usiamo la resilienza, esaltiamola, cerchiamo di capirne i segreti, ma prepariamoci sempre che prima o poi nella vita arriva il momento in cui ci vuole la resistenza, non la resilienza. Cioè ci vuole un atto di coraggio e ci vuole la capacità di mettere a repentaglio la propria vita per la propria comunità e con l'incoscienza, perché ma chi mai potete pensare che abbia voglia di morire dei ragazzi? Non verrebbe in mente a nessuno. Eppure ci sono in quei momenti, guardi, ripeto l'esempio dell'Ucraina, nessuno al mondo si aspettava che l'Ucraina, ancorché armata, non mi faccia rifare il discorso di prima, ma resistesse in quel modo, resistesse in quel modo e con quella forza. E ci sono dei momenti in cui ci vuole lo spirito di Tina Anselmi, non lo spirito dell'adattamento. Poi quelli che si adattano, quelli che si piegano, quelli che riescono a vincere grazie all'opportunità, alla forbizia, servono anche loro, e sono in genere quelli che vengono premiati dalla storia. Loro sì che diventano capi di Stato, capi di governo, però vi ho detto a me, è meglio un giorno da Tina Anselmi che 100 giorni come tutti loro. Dottor Mieli, ci sono dei momenti che non vorremmo terminassero mai, ma è impossibile fermare questo orologio. Allora, a nome dell'amministrazione comunale la ringraziamo di cuore per aver accettato questo invito, per le sue parole meravigliose, i contenuti che ci ha trasmesso. Ringrazio i relatori che li abbiamo definiti storici locali, ringrazio i dirigenti e voi studenti che vi siete preparati, vi faccio anche un bocca al lupo per i vostri prossimi esami. Ringrazio per la vostra attenzione e vi ricordo che oggi abbiamo realizzato il secondo convegno seguendo il filo della vita di Tina Anselmi e ci stiamo preparando per un altro tema che riguarda la sanità, le mutue, la sanità pubblica e la sanità privata. Ecco, queste ci saranno dei relatori anche in quel caso importanti che ci daranno le precise motivazioni e vi aspetto tutti. Vi ringrazio e buona serata anche a voi.